on it! Ni no Kuni è un tuffo nel passato dei giochi di ruolo giapponesi, un atto d'amore verso un genere quasi scomparso dalle scene e verso il mondo dell'animazione grifato Studio Ghibli, la casa delle idee che ha dato alla luce capolavori come Totoro, la principessa Mononoke, Porco Rosso, la città incantata e il castello errante di Howl. Level 5 e Studio Ghibli si sono dunque alleati creando un mondo alternativo dai colori pastello, personaggi memorabili e una narrazione dal ritmo sostenuto. Il risultato è un viaggio affascinante in terre da sogno, dove il talento dei due team si è fuso alla perfezione, regalandoci un'esperienza densa, coerente e colma di sorprese. Oliver, Mommy starts her new job today, but she's asked someone very special to take care of you. Mommy spent a long time making him. I'm sure he'll look after you very well. Il piccolo Oliver perde la mamma in un incidente. Quando il suo pupazzo preferito si trasforma in una fata, scopre che esiste un mondo parallelo, dove vivono le controparti di tutte le persone. I destini degli abitanti dei due mondi sono direttamente collegati, e così Oliver attraversa il varco che separa i due universi per cambiare il triste fato della mamma. Nonostante le premesse e la giovane età del suo protagonista principale, Ni no Kuni non è dedicato al pubblico dei più piccini, perché i temi trattati sono drammatici per quanto conditi in salsa fantasy, con un oscuro signore che porta alla disperazione e misteriose figure che tramano nell'ombra. Sembra tutto classicissimo, da manuale del tipico GDR giappo, ma tanti passaggi riescono a sorprendere e persino commuovere anche il più scafato tra i veterani del genere. Oliver è il tipico eroe dal cuore puro e anche se sembra un personaggio bidimensionale, ha spazio per crescere e per emozionare il giocatore, che finisce per affezionarsi al piccolo mago e poi lentamente ai numerosi comprimari, ai popoli del mondo parallelo e a tutte le sue stramberie, sempre tratteggiate con brio e grande vivacità. As I knew you would. Is that? Cranky is flipping Shada! Shada? Huh? I have a little trial of my own for you. L'esplorazione del vasto mondo occupa certo gran parte del viaggio, ma come in ogni buon GDR di ispirazione classica, la parte del leone se la prendono in molti combattimenti, sviluppati in tempo reale e con il beneficio di pause tattiche, che intervengono quando si selezionano oggetti, magie e famigli, da scatenare prontamente contro il bestione di turno. Oliver scopre di avere un naturale talento per la magia, ma in combattimento è più efficace chiamare in aiuto dei mostriciattoli con cui si hanno delle affinità. Le creature sconfitte in battaglia possono essere per lo più reclutate, poi allevate con cibi prelibati e portate a evolversi in forme più potenti. Se a questo punto vi vengono in mente i Pokémon, non siete lontani dalla verità, perché accanto a rodate meccaniche da GDR tradizionale, Ni no Kuni offre elementi Pokémon style in grande quantità. Con quasi 400 mostri reclutabili, la varietà è assicurata, così come la necessità di grindare per far crescere i mostri disponibili, sbloccarne le abilità migliori, scovare le combinazioni vincenti e, più in generale, addomesticare quelli che appaiono davvero promettenti. È un bene, allora, che il sistema sia fluido e ben congegnato, tanto che gestire la collezione e l'allenamento del proprio entourage mostruoso si rivela sempre piacevole. Purtroppo, l'intelligenza artificiale dei compagni lascia a desiderare, tanto che questi impiegano abilità a casaccio, spesso facendosi accoppare con serena facilità. A gioco inoltrato, fortunatamente, si sbloccano degli strumenti per gestire gli alleati nel bel mezzo dell'azione, evitando così fini ingloriose e premature. La curva di difficoltà sale dolcemente e dunque si apprendono i rudimenti con calma. Tuttavia, conviene padroneggiare ogni dettaglio in vista dei temibili boss, capaci di spazzare il gruppetto in un solo micidiale attacco. A ogni modo, con la giusta preparazione e con i mostriciattoli migliori, si avranno dosi massicce di soddisfazione. Più che la tecnica, qui eccelle lo stile.
Il tratto tipico dello studio Ghibli drappeggia ogni scenario, mentre le sequenze animate sono così ben amalgamate con l'ambiente di gioco da non apparire mai forzate né stranianti. I colori e le atmosfere rendono piacevolissima l'immersione totale nel mondo di Ni no Kuni, un luogo sempre accattivante, da esplorare di corsa, a bordo di un galeone a caccia di atolli e isolette sperdute o persino in groppa a un drago, solcando i cieli tersi sopra Mukka Kesh o quelli crepuscolari del continente di Autunnia. Non esiste transazione tra giorno e notte e il tempo atmosferico in un dato posto rimane costante. Eppure, il gioco Level 5 riesce a imprimere con forza la sensazione del viaggio e dell'esplorazione attraverso luoghi ispirati, ove è facile fermarsi anche solo per lasciare che l'occhio spazi tutto intorno. So, this is the child who will save the world. In genere accade che i brani di un GDR spariscano in sottofondo e lì vengano subito dimenticati, anche perché girano in un loop infinito e ripetitivo. In genere, certo, ma ci sono delle note eccezioni, che sono poi rimaste nella storia o addirittura entrate nella leggenda, come alcuni pezzi di Uematsu per Final Fantasy o di Sugiyama per la serie di Dragon Quest. La colonna sonora di Ni no Kuni, eseguita dall'Orchestra Filarmonica di Tokyo, appartiene alla schiera degli esponenti più riusciti. Questo non sorprende, perché a scrivere gli spartiti è stato chiamato Joe Hisashi, già autore di brani di eccezione per conto dello studio Ghibli. Nausicaa, Totoro e Porco Rosso sono solo alcuni dei film d'animazione cui il bravissimo Joe ha prestato il suo talento. Sequenze animate di grande impatto sottolineano i momenti topici delle tante svolte narrative di Ni no Kuni, mentre il game design raffinato Made in Level 5 sostiene un viaggio costellato di combattimenti, piccoli enigmi ambientali, tesori nascosti, mille attività e tanta esplorazione. Ni no Kuni rappresenta un'occasione speciale per aprire una finestra verso un universo di eccezionale bellezza, dove le cose da fare non mancano mai. Soprattutto, il gioco riesce nel raro intento di coltivare un crescente senso del meraviglioso, a solo vantaggio nostro. Per tutta la durata della lunga avventura resta sempre viva la curiosità di scoprire cosa si cela dietro l'orizzonte. E scusate se è poco.